Ciao a te, a tutti i cermi, e benvenuti a Cicchini in questo nuovissimo episodio su The Wardrobe. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno 20 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo tantissimo tempo ragazzi. Eravamo arrivati qui in questo museo incredibile dopo che la cara regina Cleopatra ci aveva detto che ha tanto il desiderio di sposarsi. Noi sappiamo benissimo che c'è il carissimo Mr. Mummia, comunque, che dovrebbe andare bene. Per cui la volta scorsa ragazzi qualcuno di voi mi aveva suggerito di usare lo struccante sulla lettera d'amore, perché effettivamente se la si legge ragazzi a questa cosa, io ci ho fatto caso dopo, non ci sono riferimenti di sesso tra virgolette nel senso maschio femmina, capite che vi voglio dire? Per cui l'unico riferimento femminile è quel rossetto là, per cui effettivamente ha senso utilizzare lo struccante sulla lettera. Vediamo se appunto l'indicazione era giusta. Esatto, eccola qua, lettera struccata. Per cui adesso, visto che non ci sono indizi, insomma, femminili, direi di darla alla cara faraona, la quale penserà che sarà stato il caro Mr. Mummia a mandargliela. Vediamo un po'. Ho una lettera da parte del signor... del signor Puntini, ovviamente, perché il tizio non parla, è praticamente muto. Oh. Che dolce batuffolo di pende. Oh. Sì, penso che accetterà la sua proposta. Meno male, ok. Saltiamo pure i convenevoli dell'anello di fidanzamento. Non ho tempo da perdere. Beh, direi di sì. Hai portato le fedi nuziali? Pure, per fortuna, mi ricordo, ragazzi, avevamo trovato giusto giusto questi anelli nella stanza dell'amore della famosa casa che conosciamo. Per cui, glieli diamo. Oh, com'è le fedi, mia regina. Ok, eccole là. Cosa fai ancora lì impalato? Trovaci un sacerdote per celebrare pure le nozze. Veramente mi sembra di aver fatto già abbastanza. È un ordine. Terremo la cerimonia sopra il meteorite del laghetto Roswell. Perfetto. Che location romantica. Sì. Adesso vai, devo prepararmi. Ok, ma non mi trattare come se fossi il tuo schiavetto, ragazzi. Allora, il sacerdote ha detto di trovare un sacerdote al quale sicuramente poi dovremmo dare questa Bibbia. Chi potrebbe mai essere un sacerdote? One eternity later. Facendo un po' di giri ragazzi ed entrando appunto nella cucina della casa, mi sono imbattuta in Gesù che magari potrebbe accettare di fare da sacerdote. Proviamo a parlare. Senta, figlio di Dio, visto che è una delle superstar del creato, mi chiedevo se potesse celebrare il matrimonio di un mio amico. Beh, alla fine sono il titolare di tutto quel franchising di cappelle, chiese e cattedrali varie. Chi meglio di me, giusto? Vedi, sì. Sono male. Solo un po' troppo sbronzo. Avrei bisogno di un piccolissimo aiuto. Non dall'alto, però, che se mio padre mi vede in queste condizioni, dovrò aspettare millenni per la prossima venuta. Una piccola rinfrescata su vi dichiaro felici e contenti, puoi baciare la sposa ma con discrezione, quelle cose La lì. Bibbia. Io mi auguro che stia riferendo alla Bibbia. Vediamo un po' se ho ragione. Questa potrebbe aiutare? Proprio quello che mi ci voleva. Sì. Ci vediamo al matrimonio allora. Ma perfetto. Non sai nemmeno dove si celebra. Fratello, sarò pure sbronzo, ma resto pur sempre onnisciente. Ovviamente, a dopo. Scusa, a dopo caro Gesù. Per cui ragazzi, per fortuna la mia intuizione ha avuto successo. Quindi non ci rimane che dirigerci al laghetto Roswell a vedere cosa succede. Se abbiamo fatto tutto. Per i poteri da mio padre conferitimi, vi dichiaro marito e moglie. Oh, ma che teneri. E ora tornate a casa ad aggiornare il vostro status sentimentale su Facebook. È lei che se lo porta via. Bellissima sta cosa ragazzi. Ok, e a noi cosa ce ne viene in tasca di tutto questo effettivamente? Non lo so. Ok ragazzi, questo lo abbiamo fatto, giusto? Che altro possiamo fare? One eternity later. Allora, quando eravamo venuti qua l'ultima volta, ragazzi, ci ricordiamo che questi maledetti marmocchi di sta minchia ci avevano pure presi in giro, perché avevamo provato a spaventarli con il lenzuolo. Per cui io stavo riflettendo un po' e visto che qua dentro c'è nostra nonna, che poi tra l'altro sarebbe la nonna del nostro amico, magari, visto che è qui fisicamente, tra virgolette, spiritualmente, magari potrebbe
forse aiutarci a farli cagare addosso, visto che il nostro intento sarebbe quello di farli cagare addosso. Per cui proviamo a parlarle. Ah, due ragazzini qui fuori mi prendono in giro. Quindi si sarà sbloccata questa opzione di dialogo, ragazzi, dopo che abbiamo provato a spaventarli con le nonna, suole. Nonna, due ragazzini qui fuori mi prendono in giro. Qualcuno tratta male il mio piccolo Ronny. Non ci vede proprio per niente. Non ti preoccupare, tesoro mio. Adesso ci pensa la nonna. Perfetto, ragazzi, e vai. Madonna. Super pauroso, e vai! Abbiamo ottenuto... Dovevi proprio vedere le loro facce. Le abbiamo viste. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, ragazzi. I petardi, prendili. Ecco fatto. Speravo mi lasciassero anche qualche dolcetto, ma vanno bene anche solo i petardi. I petardi pure dovranno pur servire a qualcosa, ragazzi. Noi abbiamo ancora questo peperoncino qua, questa targa, che probabilmente, ragazzi, la targa, visto che comunque indica un anno, dovrà servirci lì alla macchina del tempo, probabilmente, perché se no non vedo altre spiegazioni. One eternity later. I semi, se ingeriti in grandi quantità, possono in realtà portare alla morte. Insomma, se siete vegetariani o vegani, avete i giorni contati. Vabbè, sì. Mangiate la carne, anche se a pensarci bene è cancerogena. Sì, sì. Morirete tutti. Vivremo d'aria, praticamente. Allora, ragazzi, questa cosa l'avevamo già sentita, mi sembra, in uno degli episodi precedenti. E questa questione dei semi della mela, che sono velenosi, probabilmente ci risulterà d'aiuto per qualcosa. Perché, ragazzi, gli indizi non sono messi a caso, per cui anche magari le cose che dicono queste macchinette servono a qualcosa. Per cui teniamo a mente questa questione dei semi di mela. Ascoltiamo anche questo. Si pensa che assumessero una particolare droga a base di alcol etilico, jalapenos e la secrezione verdognola dell'ovolo malefico, uno dei funghi più letali in natura. Minchia. Ok, ragazzi, allora, da queste cose che ci ha detto, quest'ultima specialmente mi ha incuriosito. Ha parlato di droga, di alcol etilico che non abbiamo. Ha parlato di jalapenos, ragazzi, che se non sbaglio sono peperoncini, se non erro. Per cui vedete che gli indizi in questo gioco sono nascosti dappertutto. Noi abbiamo questo peperoncino qua, che però non credo sia un jalapeno, ragazzi, perché se non erro il jalapeno è un peperone verde. Ok, io per curiosità, ragazzi, per avere conferma, sono andata a cercare. E come potete vedere, il jalapeno appunto è un peperoncino verde. Anche questo indizio lo terremo a mente. Sto raccogliendo un sacco di informazioni, ragazzi, che però non riesco a mettere insieme. Allora, io sono tornata qua per la questione della targa, ragazzi. E dopo aver ascoltato quella questione dei semi di mela, ci rendiamo conto che qui abbiamo delle mele. Però non ci fa interagire. Qualcuno deve aver interpretato male le regole. Non ci permette di prendere le mele, effettivamente. Per cui, se qui abbiamo una macchina del tempo e qui abbiamo una targa, probabilmente se non possiamo usarla sulla macchina del tempo, cosa che a quanto pare non possiamo fare, magari possiamo usarla sul calderone. Ah, oggi il mio intuito è particolarmente sveglio, ragazzi, non so perché. E quindi il punto è che la macchina del tempo, se non sbaglio, ci portava al 1863, quindi sarebbero 2 anni prima. Non credo che, insomma, questo farebbe sì che il calderone sia lì una volta che andiamo. Per cui, se provo ad entrare e provo a mettere il 1861, confermiamo. Non ho motivo per visitare questa epoca. E se andassi comunque nel 1863, vediamo un attimino se il calderone è lì, ma c'ho i miei grossi dubbi, ragazzi. Eccoci qua. Ah, il calderone però è ancora qui, per cui magari diamo uno sguardo. Niente più ruggine, a quanto pare. Ok, ma non c'è niente? Dentro ci sono solo dei semi di mela. Ma se proprio ci tieni... Grande, ragazzi! Grandioso! Ti rendi conto delle cose assurde che mi fai raccogliere, sì? Sì, se ci hanno detto che sono velenosi dal punto d'essere mortali quasi, probabilmente ci serviranno a qualcosa. È rimasto ben poco con cui giocare. Ok, perfetto. Per cui questa intuizione pure è andata a buon fine, ragazzi, fortunatamente. Direi che probabilmente qui non abbiamo nient'altro da fare, per cui torniamo indietro. Comunque è assurdo, ragazzi, cioè che tornando al 1863 eccetera eccetera i semi di mela fossero lì. Ah, non c'è più l'acqua. Perché?
Ma se c'erano fino a poco fa, scusa, possiamo riprenderla la targa o possiamo interagire? Ah, quindi che vuol dire? Possiamo andare a mirare? Non ci avevo pensato, ragazzi, che si potesse leggere anche l'anno al contrario, effettivamente. Per cui magari possiamo inserire 1981 per qualche strauso motivo. Vediamo un po'. Conferma. Oh, grande! Minchia, possiamo andare anche nel 1981, ragazzi. Curiosissimo di vedere cosa diavolo ci sarà. Ok, vediamo un po'. Al calderone c'è tizio sconsolato, a quanto dice. Qua ci sono gli exhibit, ragazzi. Però nel calderone era già arrugginito nel 1981, non a quanto pare. Non c'è niente, probabilmente. È vuoto. Ok, è vuoto. Però qua non possiamo interagire con nient'altro se non con questo tizio. Non sembra affatto che se la passi granché bene. Beh, sei sconsolato. Come mai quell'aria triste? Tutti i miei coetanei hanno i capelli lunghi e cotonati. E io invece li ho praticamente persi. Ah, che tristezza. Beh, in effetti perdere i capelli negli anni 80 è forse la cosa peggiore che ti potesse capitare. Ok, quindi il problema di questo tizio è che non ha i capelli. Non abbiamo niente da dargli, ragazzi, per far sì che gli crescano. Se gli diamo il plutonio... Non capisco come diamine possa magari funzionare. Magari se lo metteva in testa, che ne so, gli crescevano i capelli. Vabbè, teniamo a mente anche questa cosa, ragazzi. Questo tizio è in cerca di quattro peli da cotonare. Ok, quindi la targa io la lascerei lì, sinceramente. Andiamo a ridare un'occhiata qua nella grotta, magari è cambiato qualcosa. Qua c'è vernice verde. Attenzione! Se ce lo immergo... Oh mio Dio! Ha funzionato davvero! Ah, perché adesso c'ho la vernice sopra e un jalapeno, va bene! Ok, guarda, diciamo di sì. A chi dovrei darlo? Se provassi ad associare... un po' di cose così totalmente a caso, come faccio di solito. Meglio di no. Perché? Concentrato di capsaicina. No, questo devo andarlo a cercare, ragazzi, perché non ho la minima idea di cosa sia la capsaicina. La capsaicina è un composto chimico presente in diverse concentrazioni in piante del genere capsicum, ad esempio nel peperoncino piccante. Ok, e quindi non lo so, ragazzi, dovremmo darlo a qualcuno per farlo tipo crepare. Chi c'era ancora in giro? One eternity later. Vabbè, ragazzi, no, questa la dovete vedere. Il signore e la signora mummia sono venuti qui a consumare. Tutta per il maschione. Zitto! A consumare la prima notte di nozze. Non so se ci rendiamo conto. Possiamo interagire con le bende? Devono essere le famose bende batuffolose. Sì, sì, sono loro. Ah! Ho potuto prenderle. Non vedevano proprio l'ora di consumare la prima notte di matrimonio. Beh, a qualcosa pure queste dovranno servire, ragazzi. Possiamo dare il peperoncino a questo tizio? Non capisco dove tu voglia andare a parare. Questo qua dovrà uscire dalla piscina prima o poi, ragazzi. Ci ricordiamo che il telo ci servirà per impacchettare il nostro armadio. One eternity later. Qua c'era qualcosa in questa stanza. La pianta carnivora, ragazzi, che ci impedisce di interagire col ritratto. Per cui, se l'intuito... Ok, decisamente non è una buona idea. Non mi sta ingannando, probabilmente servirà qui. Non capisco dove tu voglia andare a parare. Per farla morire. Ah! I semi di mela sono velenosi. Ehi, bella! Guarda cosa qui per te. Oggi è la giornata delle intuizioni, ragazzi. Adesso dovrebbe tipo crepare, mi auguro. Ok, sì. È andata, ragazzi. È proprio andata, direi. Improvvisamente non mi incute più tutto questo timore. Direi di no, è morta. Adesso sì che possiamo interagire. Cassaforte. Quindi eri una pianta carnivora da guardia. Eh già. Perché aprirla quando si può semplicemente sradicarla a mani nude dal suo blocco di cemento? Sì. Grazie davvero per avermi illuminato. Il tuo sarcasmo, come sempre, non mi non ho idea ridere. Di quale possa essere la combinazione. Non ho idea. E quindi... Apriti, sesamo! Hocus pocus! Alo mora! Oh, funziona! No, No. Bene. Se usiamo i petardi, magari la facciamo saltare. Dubito che qualche petardo sarebbe sufficiente. Non ha detto che l'idea era cattiva. Quindi, probabilmente bisogna farla saltare. Però... Meglio di no. Bisogna trovare qualcosa, probabilmente, da associare ai petardi. One eternity later. Ok, ragazzi, esplorando in giro, come mi tocca fare sempre, per cercare indizi e cose da associare, eccetera,
mi sono ritrovata qua e ho notato che qua c'è una bomba disinnescata. Ci permetterebbe di interagire con essa. Possiamo prenderla? Avrò anche messo fuori gioco la guardia, ma ti ricordo che l'area è comunque sorvegliata da telecamere. Ah, però non ha detto che non si può prendere. Quindi probabilmente è quella che ci serve per far saltare la cassaforte. Qua c'è la telecamera, ragazzi. Non ci avevo fatto caso in Ehi, Ralph, che si dice di nuovo? Ralph, se parli così piano non riesco a sentirti. Era lì che ansimava, poverino. Possiamo magari tapparla con le bende. Potrebbe anche funzionare, se non fosse una stupidità. Beh, aveva senso, scusa, se si copre l'obiettivo, non ho capito. In qualche modo bisogna tappare la telecamera, ragazzi. Perché ha detto che è sorvegliata dalla telecamera. Quindi fin quando ci sarà in funzione la telecamera, ovviamente non potremo mettere le mani sulla nostra bomba. Per cui se provassimo a tornare nella sala delle telecamere, vediamo se possiamo fare qualcosa. Eccoci qua. Allora, qua c'è il nostro amico che sta ancora tipo per morire, eh? Se gli diamo il concentrato. Non capisco come diamine possa funzionare. Che ne so, magari gli acchiappa un infarto e non controlla più la bomba. Vedete, ragazzi, che qua ci sono le varie sale. Se la dipingiamo. Ah, strada sbagliata. No. Ah, forse avrei potuto mettere lo spray sulla telecamera. Magari ci dipingiamo sopra e la tappiamo. Così. Potrei utilizzare il classico trucco della bomboletta, ma Ralph se ne accorgerebbe in un attimo. Per cui no. One eternity later. Come possiamo vedere nello schermo, ragazzi, è inquadrata giusto la bomba. Quindi è un dettaglio della stanza, non è la stanza intera. Per cui, se l'intuito neanche adesso mi inganna, sapete come fanno certe volte nei film con le telecamere, nel senso che mettono un fermo immagine o, che ne so, tipo gli stessi 10 secondi in loop? Probabilmente è arrivato il momento di usare questa Polaroid. Però, cioè, dovrei andare a fare la foto alla bomba. Per cui facciamo una foto alla bomba e l'attacchiamo sulla telecamera. Proviamo. Potrebbe anche funzionare, se non fosse una stupidaggine. Ma perché? Cioè, è una trovata geniale, praticamente. No, non mi dire che devo fare la foto lì allo schermo. Cioè, allo schermo lì, nella sala delle telecamere. Perché quella sì che sarebbe una stupidaggine, Skinny. Cioè, possiamo fare una foto da vicino alla bomba e mi stai a dire che magari dobbiamo fare la foto allo schermo? Cioè no, raga, non ci sto a credere. Non ci sto credendo. Non è il soggetto migliore, ma sempre meglio che fotografare del cibo. Vabbè, cioè, l'idea per fortuna ha funzionato. Però mi aspettavo di metterla in pratica in un modo totalmente diverso. Cioè, in un modo migliore. Cioè, fare la foto qui e poi attaccarla alla telecamera. Non fare la foto allo schermino. Cos'è sta roba? Prova adesso. Ah, ecco fatto. Problema risolto. Ecco, così non se n'è accorto Ralph, no? Vabbè. Basterebbe leggere il nome dell'hotspot. È disinnescato. Ok, allora prendila. Sì! Abbiamo trovato un'altra Un ordigno bomba. Risalente alla seconda guerra mondiale. Un'altra. Ovviamente abbiamo trovato è stato la bomba. Disinnescato per motivi di sicurezza. Ok. Per cui, ragazzi, abbiamo ancora delle cose da utilizzare. Vediamo se la bomba adesso ci permetterà di fare saltare in aria la cassaforte. Ok, è il momento della verità, ragazzi. Con una bomba disinnescata, sarebbe il tentativo di effrazione più idiota della storia. Come la inneschiamo? Con i petardi. Giustamente, se esplodono i petardi, esploderà anche la bomba, mi auguro. Prima di tutto estraiamo la polvere da sparo. Okay. E adesso... Ah, ci ha messo dentro la polvere da sparo! Geniale, ok, bomba carica, adesso sì. Mi servirebbe qualcosa per fissarla alla cassaforte. Ah, ma puoi fare qualcosa senza che ci sia bisogno per forza di qualcos'altro? Intanto mi si è interrotta pure la registrazione. Che cavolo! Quindi ci serve qualcosa per fissarla, ragazzi. E perché dovrei? Che ne so, per fissarla. Però se ci serve qualcosa di adesivo, dobbiamo cercarlo in giro, ragazzi, come sempre. One eternity later. La ragnatela è appiccicosa, di regola. Troppo appiccicoso, non riuscirei a staccarlo dalle mani. Devo prenderlo in qualche modo, scusa. Non funzionerà. No? Scusa.
scusa, ma... Più che dei maglioni ci si potrebbero fare dei giubbotti antiproiettili. Sì, ma secondo me questa è la soluzione al nostro problema, ragazzi, perché vi giuro che ho esplorato in lungo e in largo e non ho trovato nulla fino ad ora che potesse magari soddisfare il nostro bisogno, cioè quello di attaccare la bomba alla cassaforte. Non saprei che farci. No, e se ce l'attacco direttamente sopra? Ah, bomba carica e appiccicosa. Perfetto. Ok, dopo 30 anni della mia vita abbiamo trovato la soluzione al nostro problema. Oh, adesso sì che è il momento della verità, ragazzi. Vediamo, facciamo saltare in aria la casa, tipo. Attiva. Non ti è venuto in mente neppure per un momento che qualcuno potrebbe sentire il botto dell'esplosione e chiamare la polizia? Ecco, non è il momento della verità, ragazzi. Che cavolo faccio? Quindi nemmeno così va bene. Porca vacca, pensavo finalmente di esserci. Ma chi se ne accorge del botto della bomba? C'è una musica qua che spacca i timpani. Magari gli chiediamo di aumentare il volume. Boh. Potresti aumentare la musica a tutto volume? Ok. Non mi sento, aspetta, usiamo il megafono. Sì. Potresti aumentare la musica. Dai, 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 dai. Ok. Ok, adesso sì. Fra un po' esplode tutto, ragazzi. Adesso è il momento della verità. Facciamo esplodere o no sta bomba, dai. 30 secondi dovrebbero bastare. Ok. Abbiamo il tempo di darcela a gambe. La faccia di Skinny è impagabile, bellissimo. Forse finalmente ho esagerato con la polvere da sparo. Forse, non è detto, Skinny. Ci siamo, ragazzi, è il momento di vedere cosa abbiamo qui. Delle banconote. Il libro non possiamo prenderlo. Un gruzzoletto mica male. Eppa. Volendo potrei comprarmi qualche appartamento in centro. Pizzica. Quello del mattone è sempre un investimento sicuro. Certo, certo. Mi hai forse scambiato per Donald Trump? No, no, prendile. Ok, ammazza quanti soldi. Big money. Chi è che voleva dei soldi, ragazzi? Qualcuno voleva dei soldi? Non mi ricordo, va bene, allora. Direi che oggi abbiamo fatto veramente tantissimi progressi. Vedremo la prossima volta, ragazzi, come procedere ad utilizzare gli oggetti che ci rimangono. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. E updosh a tutti, ragazzi, ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link nei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!